ricordare il teorema, allora noi abbiamo una porzione di superficie regolare che cos'è? Phi watt da T che sta in R2, e T è la chiusura di un aperto che diciamo, la cui frontiera si possa parametrizzare con una lunga regolare, va su S, S sta in R3, quindi avremo x phi di u v a tre coordinate, phi 1 di u v, phi 2 di u v, phi 3 di u v, oppure altrettanto lo possiamo chiamare x di u v a seconda della convenienza, y di u v, z di u v. Questa qui per ragioni tecniche la prendiamo di classe C2, diciamo phi è definita da phi per contenuto in A, A è aperto, e phi la prendiamo di classe C2 per sua. Poi abbiamo psi, un diciamo S a sua volta è contenuto in un aperto B contenuto in R3, e poi abbiamo C da B a valori in R3, campo vettoriale, quindi C di classe C1. Allora il teorema di Stokes dice quando sei? Dice che l'integrale lungo S del rotore di psi scalar n in d sigma, n versione della normale alla superficie, poi vediamo quale, questo deve essere uguale all'integrale su ds più di psi 1 in dx più psi 2 in dx più psi 3 in dz, dove psi 1, psi 2 e psi 3 non sono altro che le componenti di psi. Questo si chiama flusso del rotore attraverso la superficie e questo si chiama circuitazione del campo vettoriale sul bordo della superficie. Ds non è altro che phi di dt, sia visto come sostegno ma soprattutto visto come curva regolare, perché diciamo dt era una, si poteva parametrizzare con una curva regolare andando a comporre con phi, se tiene una parametrizzazione di una curva regolare in R3 per il bordo di S. Ok? Allora dobbiamo andare a scrivere questi due integrali. Allora, quello da sinistra è più lungo da scrivere, però non ci dobbiamo fare nessuna operazione, dobbiamo semplicemente applicare la definizione di integrale di superficie. Allora, per descrivere quello di sinistra, abbiamo già cominciato a farlo, poi ci siamo un attimo interrotti, lo ripetiamo. Allora, qua prima calcoliamo il rotore, x, y e z versure, dx, dx, dz, psi 1, psi 2, psi 3, le componenti del rotore sono psi 3 in dx, in dy, meno dx, in dz, psi 1 in dz, meno dx, in dx, psi 2 in dx, meno dx, in dx. Poi calcoliamo phi u esterno, phi v, n, è uguale a phi u esterno phi v normalizzato. Il più starà a significare un verso di percorrenza del bordo di S coerente con questo verso di n qua, cioè la parametrizzazione mi dà due versori tangenti che mi, il prodotto esterno mi dà un versore normale, uno dei due, perché sono due, uno non, è, non c'è un interno e un esterno qui in generale, però più significa che un osservatore che è disposto con i piedi sulla superficie e per il quale n punta dai piedi verso la testa deve vedere il verso di percorrenza del bordo di S. Andiamo. Ok? Allora, fiu esterno fiv si fa così.
componenti sono queste, poi devo fare il flusso del rotore e devo applicare la definizione di materiale superficiale, cioè devo fare prodotto scalare con quel vettore là, questo pezzo scalare lo posso portare fuori e si semplifica con la norma di Fu esterno a Fu che c'è nella definizione di integrale superficiale. E quindi mi viene questa formula. Ok? Va bene. Adesso, dove però non ho scritto esplicitamente la dipendenza di Psi3, Psi3 non dipende da U e da V direttamente, ma dipende da U e da V tramite la Fi, quindi Psi1, tutte queste derivate, Psi2, Psi3 e tutte queste derivate sono calcolate non in UV ma in Fi di UV, ok? Quindi questo è da ricordarsi. Adesso cosa devo fare? Questa la lascio perché mi serve. Casomai meglio lasciarla, meglio cancellare e rinunciare. Andiamo a scrivere l'altro, tanto l'enunciato ormai non conosciamo, abbiamo detto anche ieri. Andiamo a scrivere l'altro integrale. In questo caso devo fare integrale su la frontiera di S più di C1 in dx più C2 in dy più C3 in dz. Allora, come si trasforma questo un integrale di U di V? Allora, prima di tutto dobbiamo capire qual è la relazione tra dx, dy e dz e u di v. Allora, dall'uguaglianza phi 1 di u v uguale x di u v, phi 2 di u v uguale x di u v e phi 3 uguale z in v, ne ricaviamo, anche se non facciamo esplicitamente la parametrizzazione della frontiera di t, ne ricaviamo per il teorema dell'applicazione della dell'applicazione composta che dx deve essere d1 in du d1 più d1 in du dv. Allo stesso modo dy deve essere dφ2 in dU dU più dφ2 in dU dU, e dz deve essere dφ3 in dU dU più dφ3 in dU dU. Andate a sostituire, qua mi viene integrale ts più diciamo che questa che stiamo andando a scrivere come integrale è ottenuta dalla stessa parametrizzazione prima phi. Allora la parametrizzazione phi produrrà sul bordo di diciamo di S un verso di percorrenza coerente con quel versore, cioè qui non, alla fine ci dobbiamo trovare con i segni. Per quale motivo? Perché allora, se Fu e Fv sono questi, che vuol dire che diciamo, mettiamoci molto vicino alla frontiera, se Fu e Fv sono questi, che vuol dire? Qui non cambiano di molto, se mi sposto da qui a qui. Allora, vorrà dire che la mia io sto andando da questa parte, quindi
diciamo, sto andando da questa parte, quindi se mi metto qui giro così, e, ma se faccio più esterno più, se fate il prodotto esterno vi viene un vettore che viene da questa parte, quindi è coerente con la definizione, cioè vi viene un vettore che se state, immaginate che la superficie sia questa e voi ci state con i piedi sopra, diciamo il vettore viene verso di voi e voi vedete che è verso di percorrenza in senso antiorario. Qua l'ho fatto bidimensionale, bisogna farlo tridimensionale, ma il concetto è lo stesso. Quindi, cioè, nel momento in cui usiamo phi per parametrizzare dentro oppure phi per parametrizzare la frontiera, sta tutto a posto, ci dobbiamo trovare un esempio. Ok. Allora, per prima cosa facciamo questa sostituzione. Separiamo gli integrali in D1 e in D2. Quindi qua mi viene psi 1 D1 in D1 più psi 2 D2 in D1 più psi 3 D3 in D1
prima deriviamo le psi. Però ci dobbiamo ricordargli quella cosa lì. Quindi io devo fare dx1 in dx per, ma x è f1, quindi df1 in d1 più dx1 in dx per df2 in d1 più dx1 in dz per df3 in d1. Questo per df1 in d1. Sto derivando prima le prime componenti, poi deriverò le altre. Più integrale, cioè più l'integrale lasciamo stare fuori, tanto verrà chiuso da dx2 alla fine. Più d si 2 in dx d più 1 in d1 più d si 2 in dx d più 2 in d1 più d si 3 d si 2 in d z d si 3 in d1 per d si 2 in d1 più queste le cancello, ormai ce le ricordiamo, avremo d f3 dx d f1 d f1 d1 più d f3 c3 dx d f2 d1 più d c3 d0 d d3 d1 per d3 più adesso che devo fare? Devo derivare, qui avrò psi 1 allora qui devo derivare rispetto a u, quindi avrò la derivata seconda di psi 1 rispetto a u due volte più psi 2 per la derivata seconda di psi 2 rispetto a u due volte più psi 3 per la derivata seconda di 3 rispetto a 1 due volte in d1 più adesso all'altro pezzo dobbiamo applicare l'altra forma di Gauss-Riemann, quindi dobbiamo stavolta derivare rispetto a v, e quando derivo rispetto a v là il meno non ci sta. Questa è la derivata rispetto a u. Scusate, mi pare che abbiamo applicato il segno integrale di f in d. Sì, perché qua ho sbagliato. Integrale di f, questa era in d u. Integrale di f in d u d in più è uguale a integrale meno integrale di df in dv del v. Il segno è giusto, solo che devo derivare rispetto a v. Quindi andiamo a correggere v. E allora qui avrò d1 d v
larghezza non è omogenea, però cerco di rispettare la larghezza di prima, così quando andiamo a sommare viene meno. Abbiamo d si 2 dx d più 1 in d 1 più d si 2 in d x d si 2 in d 1 più d si 3 in d 0 d 3 in d 1 d 2 in d 1 più d si 3 in d x d 1 in d 1 d si 3 in d x d 2 in d 1 più d si 3 in d 0 d 3 d 1 d 3 in d 1 più. E adesso faccio le derivate invece a destra, quindi mi verrà psi 1 derivata seconda di fi 1 rispetto a d 1 d 1 più psi 2 per la derivata seconda di fi 2 rispetto a d 1 d 1 più psi 3 per la derivata seconda di fi 3 rispetto a d 1 il tutto in, in questo integrale era in d 1 d 1 perché era l'integrale doppio, non ha applicato Gauss di e anche questo è in d 1 d 1. Ok, a questo punto potete osservare che davanti ai due integrali uno c'è di meno, quindi quando vado a sommare questi due pezzi sono qua e se ne vanno, quindi pensi con le derivate se ne vanno. Ok? Ora ci rimane semplicemente da confrontare questa somma e quest'altra somma. Allora qui, se ci fate caso, quando vado a fare la moltiplicazione ho 12 pezzi, perché ogni moltiplicazione mi porta 4 pezzi, 4 più 4 più 4 sono 12 pezzi. In particolare, seguiamo una componente del campo, per esempio prendiamo la psi 3, con la psi 3 ce ne saranno 4 pezzi, 2 qua, anzi 4 pezzi, 2 qua e 2 qua e poi qua non c'è. Ok? Quindi psi 1, psi 2, psi 3, seguiamo queste tre componenti, andiamo a vedere che qui invece teoricamente di pezzi ce ne sono di più, perché se ci fate caso sono 9 e 9 sono 18, però 6 si semplifica. Per esempio andiamo a scrivere soltanto, diciamo ormai siamo arrivati al 2, quindi il resto lo possiamo cancellare. Andiamo a scrivere soltanto i pezzi che compaiono allora, questo era il 1, qua era il 2, questo era il 1 più 1, questo è secondo me questo è il primo me primo dell'equazione del teorema. Allora, andiamo a vedere. Allora, secondo me facciamo un controllo su psi 1, i pezzi che contengono psi 1. Allora qua mi viene integrale esteso a t di qua ci sono tre pezzi, quindi viene meno d psi 1 in dx d psi 1 in d u d psi 1 in d u o meno d psi 1 in d x a d psi 2 in d u d psi 1 in d o meno d psi 1 in d 0 d psi 3 in d v d psi 1 in d u. Adesso
poi abbiamo altri tre da qua, quindi abbiamo più dx1 in dx dy1 in du dφ1 in du più dx1 in dy dφ1 φ2 in du dφ1 in dv più dψ1 in dz dφ3 in du dφ1 in dv. Questo è solo, diciamo, quello che compare il secondo membro che riguarda la fusione. Allora, notiamo che qui ci sono due pezzi, quelli in questi qua, che sono opposti. Quali sono i pezzi che sono opposti? Quando compare F1 e F1 e F1 1 1 qua invece avete F1, qua avete F2 e F1 F2 e F1 ovviamente con i pezzi con le lettere di integrazione scambiate e le altre. Adesso andiamo a vedere l'altro, il primo membro. Oh, è chiaro che una volta fatto per Psi1 il controllo funziona pure per Psi2 e Psi3, perché diciamo, l'espressione funziona allo stesso modo tramite una permutazione ciclica degli indici 1, 2 e 3. Ok, allora andiamo a vedere se nel primo membro qui che abbiamo la Psi1, abbiamo detto, abbiamo due pezzi qua, abbiamo integrale esteso a t di d Psi1 in dz che moltiplica d Φ3 in du d Φ1 in dv meno d Φ1 in du d Φ3 in dv più, anzi meno d Psi1 in d Ypsilon che moltiplica d Φ1 in du d Φ2 in dv meno d Φ2 in du d Φ1 in dv. E tutto è del dv. Quindi il numero dei pezzi è lo stesso, dobbiamo vedere che coincide. Allora, questo d Psi1 in dz d Psi1 in dz d Φ3 in dv d Φ1 in du c'è col meno. Allora, questo è uguale a questo. Mettiamoci il segno. Poi d Psi1 in dz, questo è uguale a questo. Mettiamo un altro segno. Poi d Psi1 in dy, d Φ1 in du, d Φ2 in dv è questo qua, col meno e meno si trova, quindi mettiamo un terzo segno, e questo qua invece deve essere col più, e quindi ci mettiamo un altro segno e deve essere questo qua. Ok? Quindi effettivamente i pezzi che si trovano in tutti e due i membri dell'integrale sono uguali. Sento qua questo, quindi vi ho detto che alla fine era un cambio di variabile, non è niente di che la forma di Stokes. Non è, diciamo, dal punto di vista teorico, non è più profonda delle, diciamo, in più rispetto alle forme di Gauss-Green nel piano, ci sta il fatto che c'è il cambio di variabile per cui abbiamo un integrale di superficie. Però in realtà vi ho detto ieri
che tutte queste formule sono figlie di un'unica formula, diciamo, quindi, che però non possiamo fare, perché non possiamo fare la teoria delle K forme differenziali, cioè nel senso che quando fai tutta la teoria delle K forme differenziali, allora c'hai questa visione unificante e quindi guadagni una visione più semplice delle cose, però prima devi fare una ventina di ore di lavoro, anche 30 ci vogliono, e non abbiamo il tempo di farlo. Va bene, detto questo, stop, adesso facciamo una piccola pausa e poi svolgiamo alcuni esercizi tratti dai compiti.